Andrei, intanto un commento sulla partita. Ma la partita noi probabilmente l'abbiamo giocata un po' sottotono, l'abbiamo aspettata un po' troppo e loro specialmente nel primo tempo hanno preso campo, specialmente nel primo quarto d'ora hanno creato diverse occasioni da gol, hanno preso anche una traversa subito al secondo minuto. Secondo tempo abbiamo ripreso un po' campo, loro forse sono un po' calati fisicamente. Purtroppo concediamo ancora troppo per distrazioni. Niente, abbiamo preso questo gol in contropiede, l'1-0, eravamo scoperti e ci hanno fatto l'1-0. Abbiamo sbagliato un rigore, con Garofalo. Siamo riusciti, siamo stati bravi e fortunati a pareggiare un minuto dopo sul conseguente calcio d'angolo. Lì invece di gestire la partita non abbiamo avuto la testa. Secondo me loro hanno accusato un po' il colpo e la partita la facevamo nella loro metà campo. E poi una distrazione di troppo del nostro terzino, un retropassaggio sbagliato, si è infilata la loro ala, ha tirato un porto, il portiere ha deviato e il 9 ha fatto gol a 10 minuti dalla fine. Una partita che mi dispiace averla persa perché in campo ci siamo stati abbastanza bene, specialmente nel secondo tempo. Però in queste categorie chi sbaglia di più Certo, perde. sono categorie importanti, però diciamo bisogna ripartire da questo secondo tempo, mister. Sì, bisogna ripartire da questo secondo tempo e soprattutto con la convinzione che le partite vanno giocate fino in fondo con concentrazione e anche lucidità, quella che a volte ci manca nelle fasi delicate della partita. E niente, speriamo di aver imparato la lezione e di non lasciare più punti così nel seguito del campionato. Grazie, mister.